Ripartire di slancio dopo il derby vinto, ma con alcuni dubbi che nascono da un approccio sottotono che poteva condizionare non poco. La Sidigas Avellino ha sì calato il poker di successi nella gara casalinga con la Juve Caserta, ma coach Stefano Sacripanti nell'immediato post-gara non ha nascosto i limiti mostrati dalla sua squadra nell'impattare con la sfida e nel gestire il margine positivo di 13 punti sul finale di match. L'atteggiamento, la mentalità, più che le soluzioni, le scelte prese al tiro nel primo quarto, non è piaciuta al tecnico canturino, che da quest'oggi lavorerà con i suoi ragazzi per l'ultimo impegno di regular season, la trasferta di Trento contro la Dolomiti Energia. Il terzo posto è sicuro, l'attacco al secondo posto possibile solo in caso di KO domani per Venezia-Sassari, con la volata finale negli ultimi 40 minuti. Riequilibrio tecnico e tattico con un richiamo fisico da sostenere in tandem con il preparatore atletico Silvio Barnabà. Questi gli obiettivi in breve tempo della Scandone, vincente su una Juve dallo spirito indomito. Brillante in avvio, capace di lottare fino alla fine con Victor Gaddefors, tremendo ex da 16 punti in 36 minuti di impiego. Il simbolo della Caserta operaia di coach dell'Agnello, che vuole rendere vincente l'epilogo stagionale in programma a Castelmorrone domenica sera alle 20:45 contro Sassari.